Ma Toaster, ma che cosa mi combini? Benvenuti a tutti amici di Fantascienza Today a questo nuovo e sconfortato video. Ebbene sì, 400 giorni, come diceva il mago Gandalf, fuggite sciocchi, io vi voglio indietro le mie 2 ore di vita, questo film me le deve. Non guardate 400 giorni. Penso di essere stato chiaro in questa recensione, molto più del solito. Questo film è riuscito a scalzare nella mia personale classifica di film brutti, che possono essere considerati film, è riuscito a scalzare Cosmic Sin, che era una delle cose più abominevoli che avevo visto negli ultimi anni. Ecco, 400 giorni, scusate, non vale nemmeno la pena di ricordarsi bene il titolo, mi ricordo giusto il regista. Ma che mi combini? Cioè, non è possibile che una persona che abbia l'occasione di girare un film se ne esca con un prodotto di questo genere. Ma andiamo con ordine. 400 giorni è sul catalogo, penso, di Amazon Prime. L'ho trovato, come sempre, quando vedo un film di fantascienza di cui non ho sentito parlare, che tra l'altro aveva un incipit, non dico interessante, anche perché si sa di già visto, ma c'era qualcosa che ha attirato la mia attenzione. Speravo, dico, chissà mai, magari si trova qualcosa di bello di cui parlare, come è già successo, tante pellicole sono sottovalutate perché magari troppo lente per il mercato odierno oppure troppo cerebrali. Non è mai detto, magari ci troviamo appunto davanti a un bel film inaspettatamente che non può ambire al grande pubblico, ma che da appassionato di fantascienza possa apprezzare. Ecco, non è il caso di 400 giorni, non è il caso. La storiella, perché di storiella si tratta di 400 giorni, è il fantomatico e già visto esperimento che vuole fare la NASA, in cui vuole rinchiudere per 400 giorni appunto, non l'avreste mai detto, vero? 4 persone all'interno di uno spazio chiuso per vedere se diventano matti. Questo per testare le reazioni psicologiche nello spazio. Non è certamente una trama originale, ne abbiamo già visti molti altri. Di situazioni spazi augusti e claustrofobici il cinema è pieno. Il problema è che molti altri film sono anche carini, anche se non è un genere che personalmente mi ispiri molto. Però in questa sinossi, in queste piccole 4-5 righe, c'è una cosa che mi ha accarappiato. Dice a un certo punto alla sinossi, ma quando appunto questi 4 usciranno dal loro spazio, potrebbero scoprire che non era tutta una finzione. Allora dici, magari c'è effettivamente qualcosa di originale in questa pellicola. Questo signore Matt qualcosa, avrà qualcosa da raccontare, gli hanno dato la possibilità di fare un film, racconterà qualcosa, e quindi tu lo guardi. A un certo punto sì, c'è tutta una situazione di dubbi, di... E poi il film che tu stai guardando a un certo punto finisce. Finisce. Cioè, tu stronzo, stai guardando il film che ti sta raccontando una storia, qualche secondo prima della fine pensi, non lo troncherà mica così, e il film finisce. E tu non puoi fare niente per vivere indietro le tue 2 ore di vita, dove hai visto un film noioso e lì ci può stare, lentissimo e lì ci può stare, che effettivamente sul finale va un po' più velocemente, ma niente di particolarmente bello, però che costruisce una situazione che non è effettivamente chiara, non è chiarissimo che cosa sta succedendo, se quello che ti dicono lo puoi prendere sul serio oppure se loro sono ancora all'interno dell'esperimento, perché questo è il dubbio, no? E finisce così. Te l'ho spoilerato, non guardatelo. Ve l'ho spoilerato per il solo motivo
di non farvi perdere 2 ore di vita, perché il film è noioso, torno a dirlo, scritto male, cioè di peggio, non è nemmeno scritto male, molti dialoghi si ascoltano anche volentieri, è proprio la situazione che è noiosa, perché questi prima sono chiusi, poi escono e quando escono si smette di capire, non si capisce più niente, non si capisce che cosa sta succedendo. Passiamo da un film di fantascienza a un horror, e lì ci potrebbe anche stare un passaggio abbastanza netto, ma no, 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 non si fa, Marta, non si fa. Amici di Fantascienza Today, spero di evitarvi veramente di vedere questo film, perché è tempo buttato, ci rimanete malissimo alla fine, malissimo, come ci siamo rimasti noi che non l'ho nemmeno visto da solo questo film, l'ho visto in compagnia e abbiamo buttato via tutti del tempo e siamo rimasti delusissimi, perché ti lascia veramente. Un saluto a Fantascienza Today, ci vediamo qui presto con il prossimo video, e se non sarà, non sarà sicuramente su 400 giorni, di cui stanno facendo il seguito. Mio Dio, salvateci dall'invasione dei film inutili. Un salutone da Fantascienza Today, ci vediamo qui presto con il prossimo video.